noi abbiamo deciso di mettere in campo tre iniziative, l'ultima delle quali era oggi, questa mattina, per affrontare il problema di quella che è la medicina del territorio e quello che dovrebbe essere l'organizzazione della medicina di prossimità. Ricordo a tutti che il nostro Servizio Sanitario Nazionale Grande Conquista è stato riformato nella Regione Lombardia con la legge 23 del 2015, prevedeva tutta una serie di presidi sul territorio, presidi ospedalieri territoriali, aggregazioni funzionali che non sono poi state create. L'emergenza mette in evidenza la difficoltà del nostro sistema. Noi cosa chiediamo? Chiediamo di rivedere il piano che è stato messo in campo 2020-2024, valorizzando le professionalità mediche, ma non solo, evitando appalti e subappalti all'interno degli ospedali, stabilizzando il personale infermieristico e sanitario e le OS e ASA. Questo è il primo passaggio che per noi riteniamo indispensabile per far funzionare la sanità nella nostra regione. Investimenti sulle strutture, ma non solo, soprattutto sulle persone e sulla medicina di prossimità, infermieri di famiglia, il nuovo ruolo delle RSA sul territorio. Bisogna rivedere il paradigma e cercare di mettere in campo una sanità più prossima, più vicina alle persone di cui hanno bisogno. Per questo noi abbiamo indetto queste iniziative e speriamo che la Regione Lombardia accolga un po' anche quelle che sono le nostre proposte, perché crediamo ci sia molto da fare in questa direzione.